Visti da vicino, i bronzi di San Casciano dei Bagni mostrano tutta la loro forza di fede e speranza verso il soprannaturale, verso le guarigioni offerte ed ex voto, preghiera stessa in lega di bronzo, carichi di suggestioni e di informazioni importantissime sugli Etruschi e sul loro contatto con i Romani. Viene da un fatto che questi sono bronzi, cioè materiali molto rari restituiti dal mondo antico, il fatto che vengono da un contesto, non sono bronzi che hanno perso il loro contesto originario, come per esempio i bronzi di Riace, non sapremo mai da quale santuario della Grecia erano stati presi e verso quali città si stessero trasportando. Invece di questi non solo sappiamo dove erano dedicati, ma sappiamo anche da chi erano stati dedicati. Le iscrizioni numerosissime ci danno uno spaccato su questa società fra secondo avanti Cristo e primo dopo Cristo, quindi il momento di passaggio fra la cultura etrusca e quella poi globalizzante di età romana, che è straordinaria, cioè dei dati su non solo nomi, nomi propri, nomi di famiglia, ma anche luoghi di provenienza. Alcuni di loro ci dicono di venire per esempio da Perugia oltre che da Chiusi, quindi la mobilità di queste persone e anche quali erano, come dire, le ansie che li spingevano a frequentare luoghi come questo, quindi quali erano le malattie a cui cercavano di porre rimedio tramite la frequentazione di un santuario termale e quindi il ricorso ad una divinità. Quindi sono aspetti veramente di una biografia di cui gli oggetti si fanno portatori. Gli oggetti sono straordinari, e questo l'archeologia, perché ci restituiscono pezzi di vita di cui non abbiamo altre tracce. Noi abbiamo spesso nella storia, nelle fonti antiche, tracce di vite di imperatori, di condottieri, di personaggi dell'elite, ma della gente comune spesso abbiamo pochissimi dati. Beh, questo è uno di quei santuari che restituisce tanti dati su un aspetto della vita della gente comune. Adesso, dopo la tappa al Quirinale, che ha avuto molto successo, è stata frequentatissima, sempre era su prenotazione, ma c'è stata appunto da subito una prenotazione di tutte le possibilità di visita. Adesso arriva qui al Museo Archeologico di Napoli e saranno esposte in delle sale da poco restaurate, proprio destinate a mostre temporanee, quindi si ripropone l'allestimento che era del Quirinale con nuove acquisizioni, proprio perché ci sono pezzi degli ultimi scavi. E ci sono anche la statua di Orante, un pezzo straordinario che non si era potuto esporre proprio per lo stato di conservazione, meritava restauri più accurati al Quirinale. E quindi questa sarà la novità, e si potrà riflettere di nuovo su questo contesto straordinario. C'è statue che abbiamo ritrovato in una vasca dove l'acqua sgorga a 40 gradi, acqua termale, che siano state sepolte molto verosimilmente perché un fulmine era caduto sul santuario, e questo per gli antichi significa riflettere su che cosa ci vuole comunicare il Dio. In quel caso evidentemente l'omen era negativo, l'interpretazione, sappiamo che a Roma quando cadeva un fulmine si chiamavano gli Etruschi, no? per decifrare il volere della divinità. In questo caso evidentemente c'è stata proprio una interpretazione negativa, bisognava seppellire gli oggetti che erano stati toccati dal fulmine, e questo ha fatto sì che si conservassero fino a noi. Vilma Basilissi dell'Istituto Centrale per il Restauro ci racconta dell'ultimo arrivato tra i bronzi di San Casciano, che non era tra i reperti in mostra al Quirinale. Insomma, è una première trovata capovolta, questa Orante all'interno della vasca, si vedeva semplicemente solo la parte rispondente alla base della veste, e poi dopo gli interventi fatti sullo scavo, con il primo intervento eseguito e in seguito un ciclo di fasi che hanno riguardato la prima pulitura dopo la stabilizzazione. Un lavoro complesso, spiega sempre l'esperta restauratrice, che ora permette la mostra al MAN con qualcosa in più, tra l'altro molto bella, con i suoi orecchini, un torchon, una pettinatura piuttosto elaborata. Poi abbiamo fatto seguire gli interventi veri e propri in laboratorio, che quindi sono stati calibrati su ognuna in maniera tale che ogni statua avesse il trattamento più specifico, ma in linea generale a quel punto le fasi sono state quelle di una pulitura perciò dai sedimenti interni fangosi, che ovviamente erano trattenuti proprio dalla situazione anche scabra, no, delle superfici, e una pulitura esterna. Ma vista la condizione molto complessa delle superfici che noi vediamo,
così compromesse dalla forte corrosione che hanno subito durante l'interramento, fondamentalmente noi abbiamo usato dei trattamenti chimici di pulitura che si basano con delle soluzioni acquose, ma con dei reagenti che comunque sono molto controllabili, perciò ci consentono di lavorare togliendo quelle condizioni instabili per quanto riguarda i prodotti di corrosione, senza diciamo intaccare questa situazione che voi vedete molto complessa di sovrapposizione di strati sottilissimi sopra una lega che ormai è abbastanza evidente. La sintesi è che questi prodotti di corrosione che hanno e comportano delle colorazioni così diverse, ve li dovete immaginare come strati sottilissimi che sono praticamente la storia dell'alterazione della statua, ma sono parte di lei stessa. In alcuni casi, che noi non vediamo più ma sono documentati, il deposito in cui si sono trovati è talmente ricco di ioni metallo che erano all'interno dei sedimenti, che si sono formate come delle proprio fasi nuove, cioè si sono depositati i metalli sulle superfici stesse, cioè quindi abbiamo ad esempio il rame che si è ridepositato sulle superfici. Ora la mostra, che rimane a Napoli fino al giugno 2024, per andare probabilmente anche altrove, prima di arrivare con i suoi straordinari reperti al nuovo Museo di San Casciano.